Buongiorno, buongiorno. Allora, sono di nuovo con la mia spesa oggi, diciamo, non ve la faccio vedere perché ho un po' di fretta, siccome che c'è gente che dice che ancora non crede che io spendo intorno ai 10 euro tutti i giorni, allora ve lo faccio vedere. Oggi non vi faccio vedere la spesa perché, come al solito, sono di fretta, però sono andata al Conad, ve lo faccio pure vedere perché almeno magari qualcuno ci crede. Ho preso circa 10 cose. E poi vi spiego una cosa che mi sono accorta solo stavolta. In effetti qui sembrano di più, ma non sono di più. Dopo vi spiego perché ho speso 10,35 euro e la data, si vede, sì, 23.5 2023. Allora, io spero che adesso ci crediate, o se no tutti i giorni, se appena posso, vi faccio vedere lo scontrino. In più mi è stato dato uno sconto di 5 euro, praticamente se spendo 30 euro, la spesa mi costerà 25, quindi comunque c'è un risparmio. Magari la prossima volta cercherò di fare una spesa per 2 o 3 giorni, così almeno spendo 30 euro, che poi saranno 25. Allora, adesso vi spiego quella cosa lì che mi sono accorta adesso. Perché io praticamente ho preso solo una busta. Una busta, quindi equivale a 10 centesimi. Però mi sono accorta di una cosa. Forse l'altra volta non me ne sono resa conto, dovrei guardare lo scontrino di ieri se magari lo trovo. Ho letto che praticamente, siccome che ho preso alcune verdurine per fare il riso con le verdure, ho notato che per ogni cosa, tipo anche le banane, insomma, qualsiasi cosa sia col sacchettino, quello bio trasparente, me lo fanno pagare 2 centesimi. In effetti, aspetta, se riesco a inquadrarlo, anche se qui forse non so se si legge, c'è scritto sacchetto bio Conad, c'è scritto, se vado più avanti, 2 centesimi. E praticamente ogni sacchettino te lo fanno pagare. Non è che dico che sia sbagliato, però dovrebbe, mi sembra essere specificato, non è che sia chissà che, tipo l'Esselunga mi sembra che non fa pagare il sacchetto, che mi sembra, boh, strano, non è che mi sembra strano, però cioè, io non l'ho letto da nessuna parte che il sacchettino bio va pagato, comunque va bene lo stesso, non è che non va bene, però mi sono resa conto di questa piccola particolarità. Allora, io spero di aver spiegato a certe persone che è vero che spendo questi 10 euro, perché poi mi si viene a dire: ma tu poi spendi altro qua e là. No, quella è spesa alimentare, che poi io con quello che riesco a risparmiare mi compro qualcosa. Scusatemi, cioè io ho anche due bambini piccoli, non è che posso, cioè mi compro abbigliamento, adesso stavo facendo quello della bottiglia. Se vi ricordate bene, per chi mi segue, di mettere 1 euro sempre da parte, ogni settimana 1 euro da parte, poi due, poi tre, e insomma con quei soldini lì noi probabilmente ci paghiamo le vacanze. Io boh, non riesco a credere che, boh, non ci crediate. Adesso vi ho fatto vedere lo scontrino, vi ho fatto vedere lo sconto e vi ho spiegato cosa ne farò. Comunque la prossima volta farò una spesa di circa 30 euro, così sarà agevolata di quei 5 euro. E niente, seguitemi e commentate. Vabbè, anche se è un commento un po' così, io preferisco che commentate, così almeno riesco a spiegarvi meglio le cose, perché c'è anche chi è che non mi segue da tanto tempo. Io il canale mi sembra che ce l'ho aperto dal 2020, quindi neanche tantissimo. Ed è normale che chi non mi segue magari dice sì, vabbè, ma tu qua, ma tu là, ma su giù. Quindi dico anche a quelle persone: guardatevi tutti i video precedenti, mettete like, mettete, insomma, commentate, che così almeno riusciamo a stare più insieme. Vi saluto e ci vediamo a presto. Bacioni!